SIGEP 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Caffè Pascucci, uno dei più rappresentativi di questa 45esima edizione della fiera della pasticceria, della gelateria e del caffè, e ci troviamo in compagnia di Mario Pascucci. Caro Mario, bentornato. Buonasera, buonasera, grazie. Ecco, dicevo che appunto questo è davvero uno degli stand più rappresentativi di questa 45esima edizione di SIGEP. Come nasce questo concept? Ma questo concept vuole rappresentare un nuovo format di Caffè Pascucci, cioè l'evoluzione del format di un coffee shop Pascucci, dove c'è una comoda lounge hospitality, un biliardino per giocare, per riportare i giochi di società all'interno dei punti di somministrazione e poter così cercare, almeno così, di distaccare i giovani dal telefonino per farli divertire con qualcos'altro. E poi chiaramente ci sono le stazioni specialty coffee, una stazione di somministrazione delle macchine superautomatiche, di caffè con le macchine superautomatiche, e poi la postazione banco bar, che è quella più rappresentativa, perché diciamo il nostro core business, il nostro focus è sempre il coffee shop, la caffetteria. Senza dimenticare e trascurare quello che è un angolo altrettanto rappresentativo, quello dedicato a Nipple, il vostro sistema chiuso completamente ecosostenibile dedicato al monoporzionato. Sì, Nipple è il secondo step della nostra produzione di capsule compostabili, home compost e chiaramente anche biodegradabili, quindi se cade nell'ambiente non crea alcun danno, anzi fertilizza. Il secondo step perché? Il primo step è stato quello di far uscire la Professional con 7 grammi e mezzo di caffè al suo interno per fare il caffè come al bar, destinata soprattutto alla ristorazione e al mondo CS. E adesso esce il Nipple, che è il modello destinato all'abitazione, alla famiglia, al mercato libero. E niente, confidiamo in questo prodotto perché ha gli stessi valori del sistema fibra di Pascucci, quindi completamente vegetale, plastic free. A differenza dell'altra, racchiude nel suo contenuto una minor dose di caffè, quindi si può anche consumare abbondantemente nella famiglia secondo le abitudini, no? Le tendenze che ci sono oggi di consumo internazionali, diciamo sono 6 grammi e mezzo mi sembra, 6 grammi no mi sembra, certamente 6 grammi e mezzo, e niente, il secondo lancio, siamo qui contenti di vedere come sta andando bene, perché siamo molto contenti del risultato, grazie. Ecco, allora Mario, perdonami, io infine devo fartela la domanda. Ogni volta sono passato qui davanti, molte decine di volte, il vostro stand era affollatissimo. Puoi dirci oggi, al quinto giorno, siamo quasi al termine della manifestazione, quanti sono i chili di caffè che sono stati macinati e poi estratti per offrire il caffè a coloro che sono venuti a trovarvi? Ma sicuramente abbiamo superato i 50 kg giornalieri, immagino oggi un po' meno, ma ieri tanto, anche tanto di più. Grazie Mario Pascucci di Caffè Pascucci qui a SIGEP 2024. Grazie mille, arrivederci.